Ti sarà sicuramente capitato su TikTok video di questo genere. Ragazzi, oggi vi presentiamo il Ci Sporchiamo. Panini con hamburger, cheddar, cose veramente fuori dal mondo. Con più di 250.000 follower su TikTok e milioni di visualizzazioni, Cisbusi afferma il più famoso fast food in Campania e uno dei fast food più famosi su TikTok. Noi oggi siamo andati a provarlo e solo una parola vi dico: goduria. E allora ragazzi, eccoci qui, siamo arrivati a Sant'Arpino e ci troviamo in questo paese dove si trova il fast food napoletano Cisbusi, precisamente il più famoso Campania. Il più famoso della Campania si trova qui su TikTok, su Instagram. Fa dei panini, fa il cheddar, fa il pollo, è il vero fast food, come se fosse in America. Ci troviamo a Napoli, ci troviamo a Caserta, a Sant'Arpino. Cisbusi, napoletano fast food. Quindi noi oggi siamo qui per provarlo. Mandiamo un bacio a chef Franco, RIP. Ciao. Chef che si è influenzato, non è potuto venire. Prima di entrare ragazzi, ovviamente io questo posto l'ho visto su TikTok e allora ho dovuto chiamare il content creator napoletano più famoso di TikTok mondiale. Signore e signori, Super Holland, detto Allan. Eccolo qui. Che presentazione. Mamma mia, che presentazione. Allora, io oggi da giù. Io già sto leggendo. Questo ti volevo dire, stavamo leggendo un po' il menù. Qua ci sta cispollo. Ah, ci sta proprio. Cis nonna, cis bacon, cis Super Allan. Ci sporchiamo di tutto e di più. Se vuoi c'è anche l'insalata. Questo a dieta. Però la cosa bella di questo posto, mi sono dimenticato di dirvi, che c'ha pure il drive. Come se andate al McDonald's o al Burger King con la macchina, venite e potete prendere la roba e ve la potete portare in macchina o a casa. Quindi questa cosa è veramente comodissima. Noi qua, trasi subito ragazzi, vam. Bellissimo locale qua, sembra di stare intervista. Esatto, interviste post gara. Post partita, prego. Bel locale, devo essere sincero. Tutte queste immagini vicino ai graffiti, è queste bello. Scritte, la scritta Cisbusi. Me li ricorda comunque molto i fast food. Esatto, veramente. Mi ricorda molto il fast food americano. Colori bellissimi. Ma tanti tavolini. Tanti tavolini, ma poi il fatto che possiamo anche prendere le bibite gratis, come, cioè gratis, le paghiamo una volta, poi possiamo riempirci la panza di Coca-Cola quando vogliamo. La cosa più importante è qua ti siete a posto, a tavola. Ordini stesso dal telefono. Per chi ha la carta può pagare stesso al telefono, invece per chi ha i contanti paga in cassa. E possiamo direttamente appunto al nostro cellulare quello che vogliamo e ci arriva a tavola. Sono curioso. Sono curioso. Siamo curiosissimi. Quindi raga, ma se lo mangiamo. Bravo. Abbiamo ordinato un sacco di roba. Io faccio pesi 57 euro. Sì, pure frittatine. Pure il purpetto ci piace. Vedete quanta roba abbiamo preso. Poca roba, dai. Siamo sempre a dieta. E allora ragazzi, finalmente si è loro lo sanno. Che fame. Aiuto, abbiamo una fame esagerata. Ci sono arrivati i nostri panini. A me è arrivato il cheese bacon. A Christian il cheese nonna. A Giovanni il cheese pollo. Ci sta. Qui poi abbiamo, vai Christian, presenta tu. Allora, perché abbiamo preso un po' a questo. Cestino di patatine con cheddar e pollo. Patatine senza salsa, niente. Ancora patatine. Nuggets di pollo. Bellissime. Queste sono le frittatine Cisbusi. Salsa cheddar. Le polpettine al ragù. Abbiamo le salse. Ci ha deliziato con tantissime salse. Mi faccio manca che salsa su. Ma non ne so buone. Si assaggiamo insieme. Vai. Ci. Questo fa paura. Tanta roba, eh. Mamma mia, qualità del pane pazzesca. Cottura dell'hamburger c'è. Non è crudo, ma è succulento. Cheddar buonissimo. Quello che mi ha sorpreso. Pane tostato, bello, croccante, morbido dentro. Però sai com'è? Ma cosa sai? Abbiamo pagato, quindi non ha cominciato a dire la sponsorizzazione, cosa. Abbiamo pagato, il proprietario ci ha riconosciuto, ha avuto un occhio di riguardo, ci ha fatto risparmiare. Ma abbiamo pagato. Ha detto dobbiamo dire la verità. E allora Giovanni, com'è sto panino? Spettacolo. Pane croccante, bacon da paura. Soprattutto ci sono due cose che mi piacciono tantissimo in questo panino, che sono il pomodoro e l'insalata. C'è una salsa agrodolce, penso. Eppure ci sta, non ho capito ancora che salsa è, però ci sta. Aiù. Proprio buono. Io ve lo faccio vedere pure dentro. È di una bontà unica. Scusate. Non ci credo. Scusate. Vai. No, è caduta la polpetta. È caso di fare le analisi del sangue, sai che esce? Cheddar. È sto zuppando, è andata la salsa cheddar. Basta, è stato già pure. È una bomba. Oh, tu che si fa paura. Wow, che si è, che stai combinando? Ma che stai spugnando? Mamma mia, di latte. Comunque ho notato una cosa, cioè non sembrano panini di fast food, sembrano panini molto più accurati. Una preparazione dietro che non l'ho vista nei fast food. Nei fast food solitamente fanno i panini, no, in merda, però molto più veloci. Non è che curano tanto i dettagli, qua veramente vedo dei dettagli curati, cioè su panini fa paura. Allora, vi è piaciuto sto vostro lavaggio portata? Eh sì.
Passa il mio panino. Grazie per avermelo fatto scoprire. Ah, e che storia. Ah. Se la goduria avesse un'immagine. Scusate se è porno. No. È una cosa spettacolare, un panino veramente buono. Non ha niente a che vedere con McDonald's, Burger King, quei grandi fast food. Questo è speciale, frate. È quello che ti volevo dire io. Speciale. Buon compleanno, amore mio. Ma che si ricordano. Alla cavolo. Hai fatto la torta, hai fatto la Un tortino. Ragazzi, ero più io. E io la voglio aprire. Apri, fai quello che cazzo ti pare. Ovviamente, ormai è la mia salsa. Ah, oh. Vado pure io. Come diciamo sempre, caro Christian, I have no words. Non ho parole. Qua, Christian. Sì, però non ne ha fatti cose. Che poi venghi, no? Gli chiesto. A zuppo malamente. Brava. 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 È rimasto un po' di residuo di cipolla. Non ho parole. Frittatina cisbu. Già spaccai. Vai, Christian, spacca questa frittatina. Allora, vediamo prima se è tranche. È tranche. È tranche. Questo è cocheddar. No. No. Passa e patata. Pasta e patana? Oh, bella. Ma massaggia fa. È buona, sapore tene, crunchy. Non riesco a sentire la pasta, troppo molle. Non ha il sapore di pasta e patana, la patata non la sento. Non ha sapore di pasta e patana, però. La palatura è ottima. La palatura è ottima, sì. La pasta non la sento, è troppo scotta. Troppo scotta, è vero. Diciamo che ho forte l'oro, non so i frittatini. Ho trovato un difetto, ma sti cazzi. Venga, loro venga a mangiare i frittatini, venga a fare. Ci mette la capo, un due cheddar. Aspetta, già fa. Che si avanti. Sì, io ti faccio sempre allegria. E dice la verità. Polpette della nonna. Ma sta nonna non muore mai a questi polpette. Sempre vivere. Assaggiamo la polpetta. No. 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 A me il caffè non me ne fottono cazzo. Hai il suo perché la polpetta, eh? Ho mangiato chiuso un do bagno. Pure il patatino, vedete come sono? Sono croccante, eh? Sai come sono? Sono quelle dello Shake Shack. Fast food più famoso dell'America. Sì, ma tu sei un ragazzo internazionale, tu mi devi parlare italiano. Aletta di pollo, c'è proprio un altro aspetto rispetto a quello del Mac. Porca troia. Ah, non ci piace niente. Panatura molto crunchy. Sento più la panatura che... non vero, il pollo non è cosa indassare, eh. Ma essere buono è buono. Vedete pure l'oliosità che si mette in mano, di capire. Spettacolo. C'è un pelo, penso faccia parte del pollo. Io mi ero scordato perché abbiamo preso poca roba. Stanno andando male, dolci miei di stomaco. Ma non perché la roba non si può, visto che non abbiamo proprio azzuppato. Cazzo mi guardi. Com'è? Fra... Non mi ha già dici. Altro che nuggets del Mac, frate. Ma pure Pops, qua. Pops e patatine. Voglio morire così. Abbiamo esagerato un po'. I panini non l'hanno manca masticata. Stanno già qua. Tutto buono. Complimenti per tutto. Un difetto da trovare. Uno solo, la frittatina. Sapore pasta e patana, che è? Sì. C'è, ma non ti sento sapore della pasta e patana. La pasta forse è troppo scotta. Però per il resto, io ho detto un buonito capa, frittatina. Devo mangiare panina. Burger buonissimo, la qualità pure del pane. Tostato, buono. Complimenti per tutto. E ti ho sbucato. Mannaggia, sta maglio, non mangia mai il ciuccio, porco tu, sporco sempre. Ci eravamo dimenticati le salse, maionese, che c'ha? No. Come? Niente. Non mai esce né parole. I am no. Questo blocco non cai parole. I am no words. E non vado a fare le fila. Sì, ma che cazzo mi ridi quello che fai tu nella tua vita di merda? Poi mi tocchiamo un faccio. Noi qui abbiamo praticamente quasi finito tutto. Più grossa ci hai detto 2 secondi fa. Ho detto sicuramente non ce la farete a finire tutto. E invece mi avete quasi sorpreso. Dacci quasi voto, perché dai. Voto 10. Grazie. Quasi grazie. Perché ci stanno 2 alette. Mo te li mangiamo che vai a casa. Perché purtroppo io non gli ho potuto dare una mano. Lo so, visto tutti quanti, lui e il fratello. Sì, lui è allergico al lattosio. Esatto, sopra al tavolo però morti e feriti. Andiamo morti e ferite, porca. Aiuto, sta preda, ve lo giuro. Sì, che sono tamburo un coppia di gigi. Il video finisce qua, noi vi ringraziamo per la visione. Voglio, spero vivamente vi sia piaciuto. Consigliateci qua sotto nei commenti altri posti da andare a visitare. Mi raccomando, fast food, posti che vi piacciono, esatto. Che cazzi che vedete su TikTok, su YouTube. Noi ci andiamo, quindi commentate, mi raccomando. Intanto iscrivetevi al canale, tanti like, tanti commenti. Ringraziamo Super Roland, Christian, Cisbu. Mamma fa come minimo 4000 km a periodi. Per digerire, voglio veramente tanta roba. Siamo veramente rimasti soddisfatti. Bello, da Cisbu, da Sciale Boom è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. È sempre Forza Napoli. Ciao papà. Ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao.